E ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo in un altro episodio di Battlefield Hardline, pronti a continuare la nostra storia. Ho una voce un po' rauca, ho il raffreddore, sto morendo, e quindi scusate se il video verrà un po' con commentari così così, ma comunque siamo pronti a continuare la storia di Battlefield Hardline. Nello scorso video ci siamo interrotti proprio qui, quando abbiamo cercato di scatenare l'inferno per riuscire a prendere una cosa che doveva scatenare una porta che probabilmente useremo nell'ultimo episodio, visto che siamo alla fine dell'ottavo episodio. Ma grazie amico mio, sei talmente gentile che ti darei un bacio proprio. Però un bacio con un missile, cioè. Ah, sei qui? Va bene. Se facessi così, moriresti? Sta lanciando una cortina fumante! E che se ne fotti? Lo sto sparando da 3 ore. Sta scappando! Ok, prendiamolo. No, corri, dove sta correndo sto coso? Dov'è davanti e dov'è dietro? Shit! Ho un aereo di... Oh, salve. Non ce l'ha con me, vero? Ah, non ce l'ha con me. Non ce l'ha con me, direi. Ciao, bello di papà. Ti darei anche un massaggio alle Hawaii. Oh mio Dio, è passato attraverso. No! Come cazzo ho fatto entrare qui dentro? Non volevo farlo. Ah, potrei averlo voluto fare un secondo. Ho preso Albert. Mi sa che è morto. Il mondo ti ringrazia. Già. Fuggi in aereo, dov'è l'aereo? Questo affare è pronto a volare. Sto arrivando, ciccio. E comunque Boomer va a fare culo, non è di conforto. Esatto. Vorrei dirtelo anch'io, ma solo una pistolina per... voglio entrare qui dentro. Perché non mi fa niente? Dai, va. Ok, basta. Quadrato per entrare su un veicolo, ma immagino di sì, andiamo. Ok, seguitevi la bella storia. Una volta recuperati Kai e Ryzen, ce ne andiamo dritti a Miami. No, grazie, dalle loro fredde mani morte. Obiettivo completato. Sospetti di cercati quel tizio, mi pare di non averlo preso. In ogni caso, abbiamo finito anche questo episodio. Siamo pronti a continuare nel prossimo episodio, visto che siamo solo 2 minuti. Vai, gioca prossimo episodio. Radio, uniformi, C4, attrezzatura da sub, imbracature, cavi e un robot scassinatore. Quindi siamo a posto? Siamo a posto. Andiamo a Miami. Aspetta, dobbiamo dare un'altra ripulita a questo posto. Non possiamo lasciare nessuna prova. Ok. Ditemi quando si parte. Che cazzo è questo rumore? Ok. Pensavi di sfuggirmi, Mendoza? Ti ho insegnato tutto quello che sai. Farà questo stronzo. Ah, si è inceppata l'arma, ma che sfiga! Addio! Vai Bobby, spariamo a sto stronzo! Oh, alla tipo film western, mamma mia! Mi spiace Stoddard, mi spiace... Sì, tutto ok. È Doz. Non ha intenzione di rispondere e salutarlo? Dritta alla segreteria del morto. Aspetta, che fai? Probabilmente Doz vorrà un aggiornamento. Gliene mando uno. Dove diavolo sei? Ormai dovrebbe essere uscito. È passata più di un'ora. Magari si è perso. Sulla porta c'è un cartello che indica la cisterna. È così complicato. Ehi, ragazzi, scusate, mi sono perso. Dove cazzo sei?
Trovare la cisterna è stato facile. Trovare lo scarico un po' meno. Ci sono più tubi che nell'organo di una chiesa. Ehi, Tyson, stai lontano dalle telecamere. Tranquillo, vedono solo un lavavetri stacanovista. Prepara il cavo, cominciamo a muoverci. Riduciamo i contatti radio al minimo. Ricevuto. Va bene, siamo pronti comunque a cominciare il nono capitolo, a quanto pare. Ah, che bel Paolo. Allora, ragazzi, vi dico sinceramente che appena è finito questo episodio, l'ho detto già, che appena è finito questo Battlefield Hardline, cominceremo subito a finire anche GTA per la gioia di tutti voi, due episodi al giorno di GTA, sarete felici, immagino. Ma non mi ne fare i vestiti, porca puttana, bastardo. E quindi andiamo. Un momento, i grattacieli hanno tutti una cisterna sul tetto da queste parti. No. Ma una macchina, bella macchina. Cazzo. Tra ascensori biometrici e vetri antiproiettile, Doz penserà che il suo attico sia inespugnabile. Immagino. Forza, già. Tyson lancerà il cavo da un momento all'altro. Ma cazzo, guarda, non c'è niente, li guarda, c'è. Ah, c'è. Ma ti esplodono in faccia, guarda. Ecco il furgone. No, speravo gli esplodesse qualcosa in faccia, tipo, ah, non sono stato io. Poi una cosa del genere, comunque. Ah, ok, entriamo nel furgone? Dove... Ma perché corre così da kicker sto tizio? Vabbè. No, dall'altra parte. Eccomi qua. Apri la porta. Un momento. Forza, abbiamo fretta, Boomer. Lo so. Una cosa. Siamo proprio sicuri di volerlo fare? È un po' tardi adesso, che ne dici? Stavo solo chiedendo se un milione di litri d'acqua stesse per arrivarmi in testa. 760.000. O 760.000, quanti sono? Vorrei essere sicuro di non farmi male. Dico solo questo. Se conosci un altro modo per arrivare all'attico, fa pure. E far saltare la cisterna è stata una tua idea. Sembrava molto più fattibile quando non stavamo per farlo davvero. Tyson è di nuovo all'opera. Avanti, dammi il C4. Ecco. C'è anche un panino con marmellata e burro d'arachidi. Beh, se vuoi ci scrivo sopra bomba. Avanti, vediamo di farla finita. Porta il cavo alla barca. Cazzo. Dovrai stare lassù con il Brute. Vuoi fare il cambio? No, direi che va bene così. Auguri. Boomer è un idiota. Vabbè, non che questo non l'abbiamo già capito, ma in ogni caso, ragazzi, in ogni caso, come se vuoi dare un'occhiata nell'atrio, brutta. Il parcheggio sulla destra ha una buona visuale. Ci sono vari ingressi. Quanti cazzo di uomini ci vogliono? Ciao ragazzi. Ma che ciao cazzo? Ragazzi. Ciao. Che arresta? Cioè, un uomo che arresta un poliziotto non è una cosa tanto normale. Ma va bene, poliziotto sei arrestato, ha anche le chiavi delle manette, ma non mi importa perché tanto... Shhh, nessuno mi vede. Sono ciecati questi tizi. Sono completamente ciecati, andiamo avanti. Io preferirei evitarli come sto facendo in questo modo, perché sinceramente affrontarli tutti non mi sembra un'ottima idea. Beh, invece lo faccio perché sono uno stronzo. Ehi, bravo uomo, guarda, è la scarpa sporca. Oh, non è vero, non è... Ok. Allora, presumo dobbiamo passare per quella porta, entrare dentro, poi fare il giro e andare al punto. Quindi per fare tutto ciò abbiamo bisogno di un'esca o comunque di un qualcosa che ci faccia passare. E io credo di aver capito, vabbè, l'italiano. Cazzo guardi. Ok, credo di aver capito come. Ma perché mi guardi così? Oh mio Dio, ho paura. Ok, no, basta. Dicevo, a parte le stronzate, credo di aver capito come riuscire ad arrivare dall'altra parte. Sperando che non c'è. Ecco, l'ho detto. Vai, tu vai dall'altra parte, vai, tranquillo. Sai le scale. Fai con comodo. Beh, ci hanno visto, non importa, ci hanno visto. Ciao. Ok. Ciao. Ma sei stronzi questi però, fino al midollo proprio. Ma cosa con silenziatore? Non ce l'ho, porca miseria. Oh, tengo giù un botto di proiettili, sti bastardi. Era meglio prendere di soppiatto, ma vabbè, non fa niente. Sì, c'è qualcosa di armi che passano. Ciao. Salve. Qui c'era scritto inserisci il codice in precedenza, quindi vediamo un po'. Ah, devo prima vederlo. Aspetta, che cazzo premi? Non... Quale cazzo è il codice? Idiota, c'è il... Oh merda. Che vai, attiva. Vai in fretta. Muoviti però, porca puttana. Dai, no, qui ci ammazzano. Siamo altamente fottuti, porca. Giovanna con l'estintore che cerca di spegnere del fuoco.
meccano di Zeus con la magia di Skyrim. Mi sono rotto il cazzo di fare lo stealth. Facciamo in modo molto più. Bisogna. Uno. Due. Attenzione! Non era nessuno. E crepa. Ok, tre. Ha già attivato l'allarme, merda. Quattro. E manca l'ultimo! Ma come cazzo è possibile, dannaccio? Come cazzo è possibile? Porco Giuda! Ragazzi, scusate l'incazzatura, ma non è possibile, non è... Calmo, non instighiamo la violenza. Come bello ammazzarsi e far ammazzare altra gente al posto tuo. Sì, sì, ti do un cazzotto in faccia. Sì, che bello. Cazzo, si è scaricato il telefono, non ho più il cronometro, quindi potremmo anche saltare e non fare la chiusura finale del video. Ah, che bello, che bello, sono felicissimo di questa cosa, ragazzi. Settimo cielo, proprio. Oh, granata fumogena. Oddio, santo. Io ho preso uno. Voglio piangere. Voglio piangere. Allora, oh, sono arrivati i rinforzi. Merda, ma porca, ragazzi, qui moriamo di nuovo. Colpitelo. Sentite questo rumore? Sto tirando cazzotti in faccia a una vetrina. Devo andare calmo. Calmo, arrestiamo tutti con calma. E basta, porca miseria, sto figlio di merda. Ok. Basta. Non basta. Mi sto incazzando. Quindi, no, non ci provo, te lo faccio e basta, ok? Anche gli occhiali, ma sì, non ti muovere, che so, ti ammazza. Questo è il Cina, avete visto la sua faccia uguale a quella del Cina, era proprio lui. Adesso, ragazzi, con calma. Cerchiamo di essere un po' più stealth, altrimenti qui non riusciamo a vincere manco per il cavolo. Non capisco perché qui non mi veda, forse c'è un muro davanti, ma vabbè. Ehi, cos'è? Era una vetrina. Le vetrine si muovono da sole, dai, non puoi dirmi che sono stato io. Tutti i giorni le vetrine si muovono. Ok. Qui. Abbattimento. Ok, mi scusi. Ok, quello ha visto qualcosa, attenzione. Se riesco a non farmi vedere, l'allarme non scatterà. In questo caso non ritroveremo altri rinforzi sulla porta con un furgone. E quindi direi che è un'ottima soluzione per riuscire a avanzare in questo livello. Il problema è l'incazzatura quando sbagli.